di questa necessità assoluta di recuperare un senso della capacità di governance del mondo di fronte anche alle nuove minacce e ai nuovi attacchi. Per cui era predestinato un accordo su queste tematiche. Non raggiungere un accordo avrebbe creato dei problemi di sollevazione popolare e delle situazioni di conflitto ingestibili. Si potrebbe anche fare un riferimento al momento elettorale molto delicato francese e della necessità di recuperare da parte di Sarkozy un certo consenso. Il discorso di Sarkozy alla sessione finale è stato molto retorico, è stato molto di Hollande è stato veramente abbastanza retorico e significativo, e ha terminato con viva le Nazioni Unite, viva la Convenzione, viva la Francia. Si poteva anche permettere di trascurare questi ultimi passaggi. Va bene, secondo punto, i contenuti. Allora, i contenuti più conosciuti e più macroscopici sono questo impegno a fermare il riscaldamento ben sotto il 2 gradi centigradi e la volontà di contenerlo, sto riportando proprio i termini dell'accordo, entro il grado e mezzo. Tenete in considerazione che il livello di riscaldamento globale adesso, secondo delle fonti, quello già acquisito è intorno a 0,5-1 grado. Quindi il margine di libertà e i tempi che abbiamo di fronte per rimanere sotto la soglia di 1,5-2 gradi sono molto brevi. E un'altra affermazione fondamentale, veramente rilevante, scritta nero su bianco, è quello di azzerare le emissioni nella seconda metà del secolo. Quindi decarbonizzare le società alla seconda parte del secolo. Sempre riguardo ai contenuti in positivo, c'è questa ripresa delle responsabilità comuni ma differenziate, però dove la differenziazione non significa, come è stato per il protocollo di Kyoto, abbiamo due gruppi di paesi, l'annesso 1, i paesi occidentali, alla fine della fiera praticamente i paesi dell'Unione Europea, che hanno degli obblighi, dei tetti di emissione, che avevano e hanno dovuto rispettare dei tetti di emissione, e gli altri paesi che avevano un commitment, un impegno generale di riduzione. No, adesso questa strategia di riduzione delle emissioni è una strategia che va elaborata da parte di tutti i 194 paesi. Quindi tutti i 144 paesi avranno questa Intended National Determined Contribution, INDC. È importante che magari cominciamo a ricordarci questa sigla, perché sarà una sigla chiave dei prossimi anni, INDC, quindi la responsabilità che ogni paese dovrà definire e controllare in termini di riduzione delle proprie emissioni. Un altro aspetto abbastanza importante